Hai mai pensato che persino gli attori più consumati, che dovrebbero essere i maestri del controllo emotivo, tradiscono le loro emozioni? Oggi scopriremo come leggere questi segnali nascosti e sfruttarli a nostro favore, e come questa abilità può rivoluzionare le tue capacità di negoziazione. Seguimi. Ciao, sono Simone Maria Tadurelli, uno dei pochissimi negoziatori certificati in Europa e sono docente di negoziazione in vari master universitari. Ho iniziato la mia carriera come negoziatore di grattacieli a New York e durante gli anni ho imparato che anche i più grandi imprenditori e i poker face non possono nascondere completamente le loro emozioni. Politici, CEO, buyer, siamo tutti esseri umani. E a tutti noi le emozioni più profonde sfuggono al controllo razionale. Insomma, tutti, chi più chi meno, tradiamo col volto ciò che proviamo. E questo segreto ha trasformato il mio modo di negoziare. Mi sono certificato con il metodo delle microespressioni facciali di Paul Ekman. È presente la serie televisiva Lie to Me? Ecco, è basata sulla sua vita. E oggi voglio condividere con te questa incredibile abilità che può fare la differenza nella tua vita. Guarda attentamente questa scena. If you had to cast the next James Bond girl, and let's say you have to pick from, let's see, Eva Mendes, Sofia Vergara, Salma Hayek. Ok, hai notato come Daniel Craig si gratta nervosamente il labbro col pollice già prima che la domanda sia formulata completamente? Come se stesse scaricando la tensione di una domanda spinosa in arrivo? E come distoglie lo sguardo? Quando l'intervistatrice gli chiede di scegliere una fra le tante belle donne con cui vorrebbe girare i suoi prossimi film, ecco, quelli sono segnali di tensione e di imbarazzo. Quando siamo tesi, nel nostro cervello si crea una reale differenza di potenziale, una tensione elettrica da cui deriva essere in tensione. E il nostro corpo deve dissipare quella tensione attraverso dei movimenti che, se non siamo più che preparati, sfuggono al nostro controllo razionale, perché hanno origine nella parte del nostro cervello più primitiva su cui non abbiamo visibilità dei processi. Come la digestione avviene senza che noi possiamo dire al nostro cervello antico non digerire o digerisci più in fretta, non abbiamo il controllo. Come visto, poi Daniel Craig distoglie lo sguardo al momento in cui deve fare una scelta e appunto guarda verso il basso, segno di vergogna o di pudore. Ci sta, è una domanda sulle belle donne, ma da un attore consumato come lui ci si aspetterebbe che sappia controllare il non verbale e anche il paraverbale, perché se ascolti la sua risposta, anche se parla in inglese, ti accorgerai che fa delle risatine tipiche appunto di chi è teso. Bene, se sei un negoziatore o vuoi diventarlo, però non ti devi fermare qui. Cioè, una volta che hai capito che l'altro è in imbarazzo, va bene, ma cosa te ne fai? Ora te lo spiego. Intanto pensa a una situazione quotidiana, come una trattativa di lavoro o una conversazione importante con un amico. Quanto sarebbe utile cogliere questi segnali per capire meglio l'altro, ma soprattutto sapere cosa farci una volta che li abbiamo sgamati. Se non impari a riconoscere queste emozioni, rischi di essere sempre un passo indietro. E se non sai cosa fartene, avrai una grande capacità, ma sarà del tutto sterile. Ecco che ci viene in aiuto il surfacing, la nostra tecnica linguistica che ti permette di far emergere, cioè di portare in superficie, le emozioni e i driver dell'altro e fargli una sorta di lettura del pensiero. Prima di spiegarti come applicarla, ti invito ad iscriverti al canale, fare like e subscribe, che spinge il mio video nel web e lo aiuta ad essere trovato da più persone, e anche a lasciare un commento. Tutto questo aiuta tantissimo il mio canale e a te costa pochissimo, anzi nulla. Ed eccoci al surfacing. Inizia la tua frase con sembra che e non mi sembra che, e poi descrivi ciò che vedi o ciò che pensi che si agiti sotto la superficie. Ad esempio, se l'intervistatrice avesse avuto le competenze di un negoziatore, avrebbe potuto dire: Daniel, sembra che tu ti senta un po' a disagio con questa domanda. Oppure, sembra che scegliere la tua prossima compagna sul set sia una scelta che ti mette in difficoltà. Insomma, qualcosa del genere. E boom! Avrebbe letto nel pensiero di Daniel ed esplicitato il sottointeso, che tanto si vedeva che stava andando in onda. Magari Daniel ci avrebbe risposto che aveva già scelto la prossima partner e quindi era in imbarazzo a parlare di tutte le altre attrici che sarebbero state scartate, o chissà che cos'altro. Ma intanto avremmo estratto delle informazioni preziose. Questo non solo ti aiuta a capire meglio l'altro, ma dimostra anche empatia e costruisce fiducia. In una negoziazione, questa tecnica può essere la chiave per aprire nuove porte.
ricorda che fa sentire l'altro compreso perché fa proprio l'effetto lettura del pensiero. Lui penserà: caspita, Simon mi capisce. Ma c'è un altro aspetto fondamentale che vorrei sottolineare, cioè la capacità di riconoscere le menzogne. Durante una negoziazione è essenziale saper distinguere la verità dalla falsità. Le microespressioni e i segnali non verbali possono rivelare se qualcuno ti sta mentendo. Un leggero sorriso, nervoso, un rapido battito di ciglia o un improvviso cambio di postura possono essere indizi preziosi. Immagina quanto possa essere utile capire se la controparte sta nascondendo qualcosa o sta cercando di ingannarti e sapere cosa dire per scoprirlo. Ricorda che la lettura del pensiero non funziona, non possiamo pensare di essere certi di ciò che l'altro sta pensando, ma possiamo avere la dote di capire che lì sotto si muove qualcosa perché l'altro ha dimostrato di essere in tensione o provare imbarazzo o vergogna. Questo ti permetterà di prendere decisioni più informate e di proteggere meglio i tuoi interessi. E fra pochi secondi arriverà la vera sorpresa per te. Le microespressioni e le risposte fisiche involontarie sono incredibilmente rivelatrici. Non possiamo controllarle completamente ed è per questo che sono così preziose per un negoziatore. Daniel Craig, nonostante la sua formazione e la sua esperienza come attore, non riesce ad esempio a nascondere il suo imbarazzo. Questo ci dice molto sull'importanza di saper gestire questi segnali. Molti dei miei studenti, dopo aver appreso queste tecniche, hanno riferito di aver chiuso trattative impossibili e migliorato drasticamente le loro relazioni professionali. Anche esperti di fama mondiale come Chris Voss, ex negoziatore dell'FBI, uno dei miei mentori, sottolineano l'importanza di riconoscere e gestire le emozioni durante le negoziazioni. È una skill che può davvero fare la differenza. Immagina di poter leggere queste sottili emozioni durante una trattativa o una conversazione col tuo partner. Questo non solo ti darà un vantaggio competitivo, ma ti permetterà di creare relazioni più forti, evitare malintesi e prendere decisioni informate e precise. Ti piacerebbe avere questa abilità? Bene, perché ho un'ottima notizia per te. Sto offrendo una video lezione gratuita sulla negoziazione, dove ti insegnerò a individuare e gestire le emozioni, migliorare le tue capacità comunicative e diventare un negoziatore di successo. Durante la lezione esploreremo insieme anche il surfacing e altre tecniche per sondare le emozioni dell'altro. Non perdere questa opportunità unica. Iscriviti ora cliccando il link che vedi in descrizione e inizia a trasformare il tuo approccio alle negoziazioni. Ricorda, anche James Bond tradisce emozioni. Impariamo a riconoscerla e a usarla a nostro vantaggio. Ti aspetto nella mia video lezione gratuita. Bene, per oggi è tutto. Se ci sono degli argomenti sui quali vorresti degli approfondimenti, scrivimelo nei commenti. Per ora ti saluto, ti do appuntamento al prossimo video e come sempre ti ricordo, se senti il rumore di zoccoli, pensa a cavalli, non a zebre.